Vedendo rosso, sta vedendo rosso. Quindi chiaramente più siamo sociali e più ci sono dinamiche. Ma figurati se non c'è la solita secondaria. Wow. Cos'ha questo cane? Ehi, che c'è? Hai perso il tuo padrone? Ha detto di sì. Beh, Agami, pare che tu abbia trovato il famoso cane detective di Jincho. Famoso non per noi. Scusa, come hai detto? Gira voce in città che ci sia un cane che vaga per le strade in cerca di casi da risolvere. What? Cosa? Qua ci sono tanti discorsi da fare. Non appena fiuta l'odore di un mistero o di un problema, attira l'attenzione di tutto il vicinato, in modo da metterlo al corrente di eventuali incidenti nei paraggi. In verità si ferma qui piuttosto spesso, è come se sapesse che questa è un'agenzia investigativa. Dice davvero? Sì, è così da mesi ormai. Prende molto sul serio questa sua autonomina. Dopo leggo, eh. Mi ricorda un po' a Masawa. Perché... è l'incarnazione di Amasawa, no? Purtroppo è ancora viva, quindi... perché se gira per le strade ha un collare? È evidente che non si tratti di un randagio. È per questo che è così misterioso. È molto ben addestrato e in salute. Pare che nessuno l'abbia mai visto rovistare tra i rifiuti o altre cose del genere. Però non c'è il padrone, a quanto pare. Sulla base di questa informazione, dunque, direi che c'è qualcuno che si prende cura di lui. Insomma, il cane che va a caccia dei misteri è a sua volta un mistero, eh? Oh, wow! Oh. Qua c'è il coso, qualcosa non va bello. Ho affiutato un mistero. Credo ti stia invitando a seguirlo. Sì, devo tenerlo guinzaglio. Un cane molto educato, tutto qui. Beh, se è davvero un cane così intelligente, non mi stupisce che sia libero di circolare. Che c'è? Vuoi che ti porti a fare una passeggiata? Ok. Credo che voglia la tua collaborazione. Cosa farai? Accetterai il suo caso? Mi sa che possiamo solo accettarlo. Ho già il mio bel da fare col CFM e ora mi tocca anche occuparmi di questo cane detective. Ma che sta succedendo? Nuovo partner, punto di domanda. Ok, mi occuperò del caso. Avanti, bello. Dove andiamo? Abbiamo già visto, insomma, che anche nel primo ci obbligavano a fare delle secondarie per spezzare. Ok, fai strada. Non è che mi stai portando in qualche negozio di cibo per cani? Non sembra. Ehi. Wow. Chissà che non sarò io a condurre questo caso. Va bene, andiamo a vedere cosa. Dai, abbiamo anche il cucciolo, guarda qua. E se io vado di qua? Mi trascina. Davvero? Ma se io non voglio? E qua? Cosa facciamo? Ah! La corda è passata attraverso il palo da luce. Sveli questo mistero qua del work. Ma puoi camminare un po' più veloce se io corro? Ah, corre anche lui, vai. Corre per modo di dire, eh. Sì, hai ragione. In realtà la vita di adesso sta peggiorando in una maniera vertiginosa con questa virtualità. Cioè, se già eravamo sociali 20 anni fa, ma adesso sta peggiorando. Oh! Ma è la gente stessa che non vuole cambiare le cose, nel senso che non li accetta così come sono, non dice no, però io adesso basta Facebook, tra virgolette, per dire, no? O basta social e incontriamoci, no? Ci si adegua sempre verso il basso, non si cambia un cavolo, ci si adegua e... qui che mi volevi portare, bello. Questo è un bel problema. Non sai come contattarla? No, mi ha detto solo di aspettarla qui. Che sarebbe tornata presto. Oh cielo, non va bene per niente. Mi scusi, c'è qualche problema? E lei sarebbe?
Yagami, sono detective Kamurocho. Ma che bel cane. Qualcosa non va qui? Beh, è qui da un pezzo ormai. Sua madre gli aveva detto di aspettare davanti all'istituto. Avranno investita o rapita gli alieni, anche la madre. L'istituto. Sì, l'orfanotrofio. È proprio qui al piano superiore. Dunque la madre l'ha lasciato qui? E sembra che non stia tornando affatto. Ok. Stavamo parlando di genitori. Sì, e poi ho notato che questa aveva... che aveva questa busta con sé. Vi prego, prendete mio figlio. È una lettera. Sì, soltanto vi prego, prendetevi cura di Shuzuka. Shuzuka. Ah, capisco. Vi prendete cura di Shuzuka, è tanto bravo, adora il gelato alla banana, è molto importante per me. È talmente importante da abbandonarlo. Speravo almeno di capire perché si trova qui. Abbandonarlo così, senza una spiegazione. Non è così che si trattano le persone. Ehi, ti chiami Shuzuka? Giusto? Quanto tempo fa è andata via la tua mamma? Yagami, è tuo figlio? No, oppure figlio di Sugura? Da un'ora, credo. In tal caso è possibile che sia ancora nelle vicinanze. Beh, fagli annusare la busta e troviamo... Hai detto che si chiama Yagami? Vero, ed è un detective. Sarebbe in grado di ritrovare sua madre? Sarebbe bello, ma... Di un po', per caso la tua mamma ti ha detto dove stava andando? No, non lo so. Di nuovo Chatter. Chatter, adesso c'è bambino abbandonato. Ho abbandonato mio figlio. C'è il gruppo delle... c'è il gruppo delle madri scellerate che abbandonano i figli. E tutti di fama. Tu dove l'hai lasciato? Qual è il posto migliore dove abbandonarlo? Allora arriva l'altra e dice io l'ho abbandonato davanti all'orfanotrofio direttamente, però io ho scritto una lettera. E poi si scambiano consigli sulla lettera, sul contenuto della lettera. E io ho scritto che gli piace il gelato alla banana, così magari si prendono cura di lui, perché sembra... Ok, e come si chiama? Mikan. Shibuya Mikan. Non che posso fare granché con un semplice nome... E il cane, fai annusare. Guarda che sta guardando la lettera, dai. Che c'è? Ti interessa la lettera, bello? Oh, ma Yagami a volte è stordito, eh. Ah. Oh, vuoi usare l'odore della busta per seguire le sue tracce? Sei davvero un cane detective, come diceva Tsukumo. Direi che è il caso di fargli fare un tentativo. Ok, segui questa scia per me, per favore. Ma che fa sti rumori, ste zampette? Ma cosa c'ha sotto le... Lo Yakuza risoluto? Forza, mica, sali. Non è una brutta donna. Com'è che si chiama? Shuzuka? Devi racimolare un po' di rana per lui, no? Abbandonato o... Cioè, vuol dire, se la deve solo prendere cura per mezza giornata, non poteva lasciarla da un'amica, deve portarla all'orfanotrofio. E mi promettete che gli farete avere la sua parte, giusto? Ma sei fessa o cosa? Ma certo, Mikan. Non appena avrai saldato il tuo debito, ovviamente. Ma vedi di non fare scherzi, chiaro? Ehi, bello, è lei? Ah? Ma che fai? Vai a non usare da qualche altra parte, sciò. Ah no. Lei è la mamma di Shuzuka, è impronunciabile per me. Mikan, dico bene. Mikan, mica è un cane. Mikan. E lei come fa a saperlo? Questo cane mi ha portato da suo figlio e così sono venuto a cercarla. Non mi aspettavo di imbattermi anche in questo tizio, però. Ora capisco cosa sta succedendo, sì? Prima. Un cane.
Mi lasci indovinare, doveva dei soldi a qualcuno e ora questo coglione sta cercando di condannarla a una sorte umiliante per il resto della vita. Probabilmente in un bordello. Bullo, bullo, è un bullo. Un grosso bullo, come si chiama? Un bullone? Cosa? Io... Dove lavoro io a Camuroccio succede di continuo. Cosa? Ma che cazzo vuoi, stronzo? Bella, mi piacciono le tue sopracciglia. Me le presti un attimo? Che ostacolo ai nostri affari fa una brutta fine, ti avverto. No. Ho sentito che vi deve dei soldi. A che cifra siamo arrivati? E gli interessi? Ha preso in prestito 500.000 yen. Con gli interessi siamo 9 milioni. In due giorni, eh. Che c'è? Ce li vuoi mettere tu? Mattaca. Ok, quindi parliamo di un tasso di interesse veramente esorbitante. Ma no, magari l'ha preso quando era nata questa cifra, sono passati 30 anni. Allora, non mi sbagliavo quando ho pensato di trovarmi davanti a uno strozzino. Uno stronzino. Credo proprio che adesso me ne andrò insieme a amica o devo prima mandarti al tappeto. Mi lo butterei direttamente nel fiume che c'è di dietro di lui. Va a farti fottere. L'abbiamo presa prima noi. Sai che c'è? Adesso ammazzo te e pure quel tuo cagnaccio di me. Allora, ciao. Partiamo subito con le maniere. Però sono fatti di ferro, guarda, guarda, sono fatti di ferro. Che bella questa mossa. Non mi hanno ancora attaccato, perché sono gentili, non sono violenti, sono pacifisti questi. Non sai ancora... No. A me piacciono i Doberman. Ma no, davvero. C'è stata una volta che ho visto scendere un Doberman tutto marrone. Forse era un femmina. Da una macchina, era di un'eleganza incredibile. Mi è rimasto impresso. Tutto marrone. Presente, che di solito sono neri e marroni sotto. Questo era tutto marrone. Cani lupi. Sì, sono carini, però. Gatto. No. Allora, lo facciamo un discorsetto sullo sfruttamento e la sua illegalità. Tira fuori la spillina, eh? Cosa? Sono un avvocato con regolare licenza. Sarei più che felice di lavorare al caso di questa donna a titolo del tutto gratuito. Perché non ci sediamo e facciamo due chiacchiere? Hai il tavolino in tasca? Non so. Vai in giro con i piatti, magari c'è anche il tavolino. Oh merda, ma vaffanculo. Allora, è finita? Dimmi un po', com'è successo, mica? Cosa? Ti sei innamorato di noi? Cos'è successo? Eh? Gesù che ti sta ancora aspettando all'orfanatrofio. Pensava che saresti tornata da lui. Cosa succede? Dicevano che se non fossi nata con quell'uomo avrebbero venduto Shusuke a qualcuno. Capisco. Capisco. Ma questo sarà Yagami. È già la seconda. Ma cosa hanno fatto? Hanno fatto degli errori, eh. Allora, c'è questa specie di bug per i sottotitoli, che secondo me è un bug a questo punto. C'è il bug, secondo me, con i testi, perché non è giusto. Le traduzioni non sono giuste. Questo credo che sia stato. Sia stato Yagami a dirlo, no? Così sei andata nel panico e hai fatto tutto quello che ti dicevano. Sì, io mi sento così in colpa. Mattaka. Ma sempre così, quando si ha a che fare con un usuraio, trovano sempre il modo per farti pressione fino a farti crollare. E senza che tu te ne accorga, diventi di loro proprietà. Ah, no. Conosco un buon avvocato, Kamurocho, che sarebbe molto felice di aiutarti. Vuoi che la chiami per te? Sì, per favore. No, Oshino non lo caga, eh. Chiama Saori.
Mamma, sei tornata. Mi spiace tanto. Yoshi, yoshi. Ottimo lavoro, bello. Allora, che mi combini? Tutta la città parla di te ormai. Non hai una casa? Dove abiti? Portiamo allo Yokohama. In un pulciaio abita. Cavoli, sarebbe bello se potessi dirmelo. Vibra il telefono. Amasawa, guarda con la... l'icona. Ho un grande favore da chiedere. La pagherò anche se necessario. La prego. Trovi Rampo per me. È proprio il suo. Taran, colpo di scena. Rampo? No, aspetta un attimo. Quel famoso... sì, ma è il cane però. Quel famoso scrittore di gialli. No, no, il cane. Anche lui però è un grande amante del mistero. A volte scappa di casa per risolvere dei casi. E mando una foto. Ma dai. Oh, ma sembra lui. Avrei dovuto immaginarlo. Però se è il cane di Amasawa, tra l'altro viene dal liceo e passa attraverso la strada, non lo investono mai. Magico. Volevi emanciparti dalla tua famiglia, hai fatto un nome, eh? Ma che stai dicendo? Hai bevuto. Ok. La cosa non mi sorprende affatto. Si dice che cani e padroni crescono insieme fino a somigliarsi sempre di più. Ma non pensavo fino a questo punto. Vabbè, meglio chiamare Amasawa. Yagami-san, ma dove abita questo qui che compare ogni volta dietro l'angolo? Mi spiace che abbia dovuto badare a Rampo. Ehi, Rampo, stammi a sentire. Smetti di andare in giro da solo. Quante volte te lo devo ripetere? Ma non capisce il giapponese, non è che puoi dirlo anche un milione di volte. Quando è che inizierai a comportarti come si deve? Yeah. Dai, a me sembra proprio un bravo cane. È vero? Bello? Yagami, pare che si sia affezionato molto a lei. Ce lo regali? Di solito Rampo è molto diffidente con gli estranei. Masako. Forse la vedo un po' come un collega. Pensi davvero? Come? Fino a quando era un cucciolo l'ho addestrato affinché diventasse un ottimo compagno di investigazione. Ah? In che senso? Quando ero piccolo lessi un libro in cui la protagonista, una ragazza detective, aveva un cane che l'aiutò a risolvere un caso. Ma appena finì di leggerlo iniziai ad addestrare Rampo in modo che aiutasse anche me a risolvere i misteri. Vabbè, più di dargli la lettera da annusare, che cos'è che speciale addestramento è stato? Quindi sei tu la ragione per cui è sempre in giro a fluttuare, a fiutare guai che fluttuare. A fluttuare nell'acqua. Pardon. Sì, ormai è diventata una sua fissazione. Non appena fiuta un incidente, non so come, non lo ferma più nessuno. Noi cerchiamo di tenerlo in casa, ma trova sempre il modo di sgattagliolare fuori. E questo non vi dà problemi? Cioè, con la polizia, gli accalappiccani? Non più di tanto. Ecco, è capitato che lo prendessero e ogni volta mi tocca andare a recuperarlo e scusarmi. Purtroppo ormai al canile lo conoscono tutti. Vabbè, quindi non lo prendono più e basta. Però non morde nessuno, anzi cerca sempre di dare una mano. Quindi con lui sono sempre molto indulgenti. Più indulgente e normale. Ah, siete proprio simili, eh? Dice davvero, sì, anche tu abbagliavi, ma poi... No. Ed è stato proprio bene, sai? Chiede che mi aiuterà ancora se dovessi incontrarlo di nuovo in città? Oh. Beh, sei tu che devi aiutare lui, in realtà. Però ho preso 50.000 yen, che ovviamente... A Masawa te non vedi niente. Immagino di sì. Può sempre provare a chiamarlo. Con un po' di fortuna potrebbe essere nei paraggi e avere voglia di dargli una mano. Lo chiamiamo come? Come digitale su, come il cavallo di Assassin's Creed. Ti godi proprio la vita, eh? Bello. Possiamo cavalcarlo, il cane? Lo usiamo come skateboard. Basta, scappa di nuovo. Sei proprio una padrona tanto amata, eh? Ah,
Ranpo, no! Scusi, Yagami, devo andare? Buona fortuna con il caso. Quale caso? Potrei provare a chiamare Ranpo la prossima volta che avrò bisogno del suo fiuto. Anche se non è detto che verrà, ma lo chiami come? Ranpo! Ranpo! Chiaramente un nuovo partner. Ah, ecco qua. Il naso di un detective. Non è esattamente un gadget, ma un essere vivente dotato di intelletto e sentimenti. È importante ricordarlo. Facendo uso del suo fenomenale olfatto può aiutarti a trovare degli indizi. In base al tuo progresso nella storia potrebbe succedere che il cane si allontani attirato da un odore. Seguilo e non te ne pentirai. Per chiamare il tuo amico quattro zampe vai su gadget e accedi all'app cane detective. L'abbiamo messo in tasca. Torniamo io qua, ma... Oh, prima o poi scopriremo che cos'è queste freccioline qua che c'è. Auguri, per cosa? Hai fatto... Non è uscito? Oddio. Oh, okairi. Yagami-san mo nanka nomu? Hora yo. Kutsuroiden ne. Strano. Mattaku nan no enryo mo naku. Moshikashite ore no koto itteru? Kuwana wa omae ni yō ga atte kiteru nda ze. Ma, sake mo shōgi mo iya de yatteru wake ja nei ga yo. Kaito wa docchi mo tsue na. Hagotae ga aru. Ore ni yōji tte nani? Kiita ze, Yagami-san. あんた三越柴弘って例の大学生殺しを調べてんだって。ハンピンリューマに襲われたのもそのせいだったんだろ。俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん。そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負を終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら。偉人町の裏の裏まで案内しょっとテラチワイトゥワッチ初回は安くしといてもいいよそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよあんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらうつくもと杉浦がいいんなら別にここは俺んちじゃないし僕はウェルカムですぞたまには賑やかなのもいいですな僕も全然居心地いいなこの事務所は。In effetti ci può mimetizzare col divano。掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか。もうそこまで。見てくだされ。どうぞこちらへ。Cioè, per fortuna di su...Ancora praticamente per un pelo non, effettivamente non aveva sulla stessa pelle del divano. Hanno fatto leggermente una tinta diversa, ma quasi quasi eravamo lì. Ho visto che poi si è diventato sottoscrittore del canale, ma non so come mai non è spuntata la cosa. No, mi preoccupa, la trovo strano. In teoria io non ho toccato nulla. Non so, potresti fare Evil, non potresti fare tu l'abbonamento che così vediamo e così vediamo se funziona. Ma tantei ga hoi hoi irai o share dekine te no wa touzen wakatteru. Sono ue de son wa sasenei yo tte hanashi da. Maemuki ni kangaete mite kure. Scordatelo. Hitori de isogashiku shite ta mitei da na. Kuwana mo kamasete yatchia dou da?地元の便利屋にもちった。じゃあ、名前クワナ。のみピアチ。沙織さんが弁護してた痴漢。なんか、またネットで話題になり始めてるみたい。さっき、つくもくんが記事を漁ってたよ。
Sentiamo. 教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こした。サイコパス三越芝。Lui viene qua a rompere le palle, però in tre anni non ha mai sganciato un centesimo, ma proprio un centesimo di euro non ha mai sganciato. Capì? Ehara は痴漢の皮をかぶった正義。いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる。今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして三越芝を殺したやつら。そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。Poi in realtà l'abbonamento del Prime è gratis。もあります。江原が裁判中三越芝の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。三越芝を殺したのは複数犯なのか。そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし、今日も偉人町は平和だったろ。おめでとう。リート外からだ。ハンピン・リューマン、また白面だ。行くぞターボ。お先に。Gambe rotte, ospedale. Eccolo lo scemo che è rimasto indietro. Maschera bianca. Ricontrollando se non mi faccio lo scopo. Vediamo. Tronzo. No. Oh dai! Ma Yagami! Ma come no? Ho sbagliato. Ah no, lo stavamo prendendo subito. Dammi questo. Dai. Sarebbe interessante se fosse veramente una sfida. Perché c'è il record mondiale, no? Del tipo. Devono scegliere meglio i loro agenti.